Dopo il fallimento delle rivoluzioni del 1848, in Italia vi fu il ritorno sul trono di tutti i sovrani legittimi e il blocco di qualsiasi esperienza riformatrice. In particolare il Lombardo-Veneto, che era la regione economicamente più avanzata della penisola, venne sottoposto a un pesante regime di occupazione militare e a un inasprimento della già forte pressione fiscale, col risultato di far aumentare tra le popolazioni italiane sottomesse, soprattutto nella borghesia, il senso di risentimento e di incomprensione nei confronti dell'impero asburgico. Solo in Piemonte la situazione era diversa, perché fu mantenuto il regime costituzionale e venne intrapresa una modernizzazione dello Stato grazie alla presenza di uomini politici del calibro di Cavour. Dal Piemonte partì dunque l'impulso politico per i moti risorgimentali che avevano l'esplicito obiettivo di espandersi in tutta la penisola per liberare e unificare l'Italia. La rete clandestina che Giuseppe Mazzini riuscì a creare, convinto che l'unità nazionale sarebbe scaturita solo da un moto insurrezionale, fu infatti ampia e ramificata, con basi a Genova e in Toscana, nello Stato Pontificio, in Sicilia e soprattutto in Lombardia. Negli anni 1851-52 la polizia austriaca colpì duramente l'organizzazione insurrezionale, stroncando i moti che si stavano generando a Milano, a Mantova e nel resto del regno. In seguito a questi fallimenti, la leadership mazziniana venne messa in discussione, ma l'insofferenza per i dominatori continuò ad aumentare, così come le sollevazioni popolari più o meno organizzate, che si estesero ulteriormente sotto la guida di uomini come Pisacane e Manin. L'atmosfera uccide più di un attentato. L'atteggiamento di questa gente non può meravigliarti. Ti conoscono solo per le sentenze di morte che altri hanno emesso per te. Sì, hai ragione, abbiamo commesso troppi errori. Radetzky era spietato. L'imperatrice Elisabetta, Sissi, accompagna il marito in un viaggio difficile, una visita a Venezia. È il 1856, l'ostilità verso l'Austria è fortissima. I veneziani non vogliono certo rendere omaggio alla coppia imperiale che rappresenta il simbolo stesso dell'oppressione. Ma è nostra figlia! Ecco la mia sorpresa. Mi sembra un sogno, figlia mia. Tesoro mio. Evviva la mamma! Evviva! Evviva! Le cose naturalmente non sono andate così. L'accoglienza fu realmente molto fredda. Dalla grande folla non si alzò neppure un evviva. Soltanto i soldati austriaci lanciarono qualche urla. L'aristocrazia italiana si tenne in gran parte lontana dai ricevimenti che erano stati organizzati e i nobili che decisero di parteciparvi furono addirittura insultati per strada. Insomma, i problemi politici contavano molto più del fascino di Sissi. E la stessa cosa avvenne per il viaggio a Milano. Qui si verifica un episodio molto curioso. In occasione di questo viaggio viene organizzato uno spettacolo alla Scala, al quale viene invitata tutta la nobiltà milanese. I nobili accettano l'invito, ma mandano a teatro i loro domestici. Ehi là! Ehi, ciao, sei con te? Ciao. Ciao. Buonasera, signor sindaco. Buonasera, signor Maggio. Oh, come stai? No. Mangia qualcosa, sì, forza. Non fare la fine. Va bene, dai. Un pezzetto. Che razza di gente è quella che vedo qua dentro? Eccellenza, volevo appunto informarla. Sono tutti servi, serve, cuochi, staglieri e portinari. Non riesco a credere ai miei occhi. Vede, eccellenza, tutti i nobili italiani invitati dal governatore generale a questa serata hanno mandato al loro posto tutti i loro servitori. Ma questo è un affronto.
Oh, guarda chi c'è, Filippo. Beh, come stai, eh? Bene, bene. Prego. E te? Male. Prego. Al solito. Allo spettacolo della Scala doveva seguire un ricevimento. Nel film di Sissi questa scena è stata immaginata. È una sequenza divertente e vale la pena di rivederla. La contessa Cellini. È un piacere vederla qui, cara contessa. Ho sentito molto parlare di lei. Sua eccellenza il ministro a riposo, principe Orlando. La principessa Corini. È un piacere fare la sua conoscenza, principessa. Ho sentito parlare molto di lei. Nel corso di un suo viaggio in Italia, l'imperatrice Sissi incontra la sorella Sofia, che nel frattempo era andata sposa a Francesco II, Franceschiello. E Sofia le confida che ha dei problemi nei rapporti sessuali con il marito. Allora Sissi offre alla coppia un consiglio e un regalo. Il consiglio al marito è di darsi da fare e questo lo induce a effettuare un piccolo intervento chirurgico per eliminare il suo problema di fimosi. Alla sorella invece regala un letto di grandi dimensioni. A buon intenditore. Il castello di Schönbrunn, residenza degli imperatori d'Austria sin dal Settecento, era una reggia destinata a dare al visitatore l'idea, l'immagine di raffinatezza e di ricchezza della corte austriaca. Certo, non era Versailles, ma dentro la sua imponente struttura erano raccolte molte opere d'arte di artisti europei, scultori, pittori, architetti. E ancora oggi colpisce per la magnificenza anche dei suoi giardini. Secondo una leggenda, questo castello sarebbe nato un giorno del 1612, quando l'imperatore Mattia, durante una battuta di caccia, scoprì proprio in questa zona una sorgente di acqua purissima e diede l'ordine di costruire il castello. Si tratta naturalmente di una leggenda, eppure questo castello, più simile a un palazzo, ha acquistato effettivamente un aspetto fiabesco, grazie soprattutto alla volontà di un'imperatrice, Maria Teresa d'Austria, che lo ha amato tantissimo e lo ha trasformato in una vera reggia. Questo è il cosiddetto Salone Giallo, uno dei pochi con l'arredo, pensate, addirittura del Settecento, quello di Maria Teresa d'Austria. In effetti c'era l'abitudine di dare via, di dismettere l'arredo una volta che lo si considerava un po' usato, un po' superato, magari anche un po' rotto. Lo si metteva all'asta o lo si donava alla servitù, ma questo è sopravvissuto. E qui c'è un oggetto che Sissi deve aver visto più volte, è uno degli orologi più preziosi ma anche più complicati di tutto il palazzo. È stato realizzato in Francia e può mostrare quattro cose contemporaneamente, cioè l'ora, il giorno del mese, il giorno della settimana e persino i cicli lunari. Qualcosa di estremamente avanzato tecnologicamente parlando per l'epoca. E poi c'è una curiosità, è questa grande stufa, così ci si riscaldava in questi salotti. Ma più che una stufa sembra quasi un capolavoro, un'opera d'arte. E lì c'è un oggetto che Sissi amava molto. È un secrétaire, cioè una scrivania, uno scrittoio che risale alla fine del Settecento, ma che Sissi amava molto. A quell'epoca si scriveva in piedi una lettera, la si scriveva proprio qui, poi si aprivano degli sportelli e c'erano tanti cassetti che potevano contenere non solo lettere ma documenti e il tutto poi veniva richiuso con una chiave, quindi era qualcosa di estremamente personale. E Sissi si portò questa secrétaire anche all'estero, a Corfù, dove rimase a lungo. Quindi fa una certa impressione pensare che questo oggetto, questo secrétaire, abbia custodito una parte del mondo privato e personale proprio di Sissi. Ed ecco la camera da letto. Il letto, lo vedete, è gigantesco, è largo 3 metri e profondo
2,30 metri. Pensate che è stato realizzato in palissandro, come tutto il mobilio di questa stanza. È stata un'idea della mamma dell'imperatore. Tra l'altro ha fatto anche tappezzare tutta la stanza con questi colori bianchi.